La rivolta, Fiume senza sorgente, poi sarà una serie che continuerà appena avremo il film di La sorgente del fiume, il capolavoro di Angelopoulos, film quasi sorprendente, però non c'è ancora una copia buona in Rai e quindi abbiamo cominciato con Terminus Paradis, che è peraltro un film bellissimo di Lucian Pintilie, uno dei film del dopo la caduta del muro più aspri, aspro perché nello stesso tempo è un film riposato, non frenetico sul crimine, sulla fuga, sul crimine che è l'amore in qualunque regime, e non parlo neanche di regime politico, ma nel regime che è la politica, nel regime fuori tempo completamente, che è la politica, è un fuori tempo diverso dal vero fuori tempo che è l'amore, l'amore come negazione del tempo o accettazione del fatto che esiste solo l'istante. Wie werden wir die Welt erlösen? Durch Schafswolle, Schafsfeder, Schafsmilch und durch Schrecken. Wo liegt die Seligkeit der Welt verborgen? Im Schaf. Il film Pane e Latte è un film di nuovo che parte dall'idea, dalla rimmaginazione di un istante. È come un cinema che parte da un istante, da un'immagine sola, da un fotogramma praticamente. Che si riforma come una concrezione interno a quel fotogramma. Possiamo immaginare che tutte le successioni di vita, delle nostre vite, siano queste. In questo senso il fiume senza sorgente, e in questo senso la rivolta è il rifiuto di pensare alle sorgenti, pensare all'esito, se non pensarlo nel momento che è insieme sorgente e esito, e incommensurabilmente, iperbolicamente e alla fine inattingibilmente anche presente. Umiliati è forse il film più disperato nella storia del cinema di Daniel Huillet e Jean Maristraud. Credo che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane sarà ancora più spesso del solito striato dalla loro presenza, assenza, la presenza di Daniel Huillet, l'assenza di Jean Maristraud. Oppure viceversa, se prendiamo questa finzione estrema, questo estremo della finzione e soprattutto questa finzione dell'estremità che è la morte, se la prendiamo per vera, che nel nostro lavoro, nel nostro gioco con le immagini è forse la cosa più assurda. Cercavo dei danni che le notizie di fenomeni soprannaturali possono arrecare all'anima se questa vi si riflette. È un titolo di uno dei capitoli della Salita al Monte Carmelo, Salita del Monte Carmelo di San Juan de la Cruz, Giovanni della Croce. Tra l'altro, uno dei riferimenti appena confessati in uno dei loro magnifici film più corti e dei meno sospettati. Parlo di Jean Maristraud e Daniel Huillet, di questi materialisti dell'invisibile. Quello che è il cinema. Allora, La rivolta, Fiume senza sorgente. Europa. Buona visione. Vado a Carso, parto. Ah, se ci fossero coltelli e forbici, puntaruole, picche e archibugi, mortai, falci e martelli, cannoni, dinamite. Thank you.
telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes.